Gianluca, più volte hai parlato della rinascita industriale e quindi questo tema mi è rimasto, ci è rimasto in mente, quindi la prospettiva, se non altro abbiamo cercato di delineare alcuni tratti di questa prospettiva. E oltre ad alcune parentesi che prima avevi lasciato aperte, quanto questa rinascita industriale, qual è la relazione fra la rinascita industriale e le piccole e medie imprese? Io penso che, non vorrei essere stato frainteso prima, ma il tessuto industriale italiano storicamente è fatto da piccole, piccolissime, poche medie e poche grandi imprese. Credo che questo sia un dato oggi di fatto, che le piccole aziende siano una ricchezza, che le grandi aziende siano una ricchezza. E lo dico perché l'azione deve essere quella tesa ad aiutare le piccole aziende con i sistemi che dicevamo prima, cioè le reti, i sistemi consorzi, ma anche le aggregazioni tra le piccole aziende ad affrontare le sfide del futuro, in un mondo che è sempre più grande. Prima il piccolo imprenditore parlava con l'imprenditore magari tedesco, all'estero adesso si trova con la Cina. Però le piccole aziende hanno dei temi, non ultimo per esempio il passaggio generazionale, su cui per esempio occorrerà fare qualcosa per aiutare. Allora io credo che il nostro sistema di aziende sia una ricchezza, perché dà anche quella flessibilità che mette per esempio i tedeschi in condizione di guardare con invidia a volte il nostro modo di lavorare. Torno a citare Marco Palmieri per le borse, che vuole rifare, vuole rimportare alcune lavorazioni dalla Cina in Italia, perché dice la flessibilità e la capacità dell'artigiano italiano non sono paragonabili a quella che è la situazione, la rigidità del sistema che trovo lì. Se devo fare 50.000 pezzi è un conto, ma quando devo fare quei 1.000 pezzi, quei 500 pezzi, quei 2.000 pezzi di altissima qualità, con l'artigiano italiano io trovo non solo la persona che risolve i problemi e sa come fare, ma quello che addirittura mi anticipa la soluzione di problemi che io non ho ancora visto. Quindi io su questo non vorrei essere stato frainteso. Quando parlo di manifattura intendo tutto il sistema, il comparto manifatturiero italiano nelle sue declinazioni piccole, medie e grandi. E devo dire che anche le grandi sono un valore. Sempre per citare l'importanza di una piccola impresa, sono andato alle Bugie al Salone dell'Aeronautica, dove tradizionalmente Finmeccanica e gli altri grandi player italiani dello spaziale mostrano l'eccellenza italiana. L'Italia ha superato la Germania, nel settore spaziale ha superato la Germania, non in quanto a finanziamenti al settore, ma in quanto a ricadute. Siamo praticamente il secondo paese del mondo. Sono andato a vedere un padiglione nell'ala statunitense, non in quella europea. Quest'anno Finmeccanica aveva il padiglione all'interno, diciamo, dell'area europea con tutta le aziende italiane. Ci siamo spostati nella parte statunitense perché siamo andati a vedere l'Umbria Meccanica, che è un'azienda che, detta così, nessuno conosce. Umbria Cucinetti, sì, hai ragione. L'Umbria Cucinetti aveva un padiglione simile a quello del Texas, perché lì si dividevano per stati i padiglioni, simile a quello del Texas, e lì ho visto che loro fanno le viti e di sistemi di movimentazione per i flap dei Boeing, sia quelli alari che quelli posteriori. Sono il fabbricante, il produttore mondiale di quel componente che è delicatissimo, e la dimensione di quel padiglione era simile a quella del Texas. Ora, non è una piccolissima azienda, perché ha qualche, credo, migliaio con tutto il sistema delle aziende, diciamo, vicine di dipendenti, però per dire che in Italia ci sono delle realtà che noi non conosciamo così appieno, ma sono la speranza per il futuro. In questa
il tema della politica industriale, mi riallaccio a quello che diceva prima, è fare delle misure di politica attiva che creano un ambiente in cui queste aziende possano prosperare, crescere e solidificarsi. E lo Stato deve cercare di capire le linee di sviluppo futuro. Perché guardate, tu dicevi una cosa molto interessante prima, lo dicevi sulla Apple, lo dicevi riferita alla costruzione di quei telefonini, di questo telefonino, in Cina. Lasciando perdere dove viene costruito, questo telefonino ha ucciso la telefonia europea. Questo telefonino ha ucciso la telefonia europea. 10 anni fa, 15 anni fa, 7 anni fa, anche come Nokia, Ericsson, Philips, diciamo anche tutti i paesi del nord Europa, la Finlandia per esempio basava sulla telefonia il suo balzo da tigre del nord. Questo telefono ha ucciso tutto. Che telefono? Non ha inventato. Apple. Questo li ha uccisi tutti. Non ha inventato niente. Apple. Perché le tecnologie che sono qui dentro sono state sviluppate negli Stati Uniti dal Siri, eccetera, con i fondi pubblici. Li hanno messi assieme. Allora, questo è il tema che dicevi tu. Capire ricerca e capire dove andiamo a cadere. E questo credo che sia quel tassello. Noi ci dobbiamo sforzare ancora di mettere in campo. Su questo poi volevo dire ancora due cose, se mi è consentito. Una cosa sull'energia e una più in generale sulle riforme che sono state richiamate prima anche da Davide Giusti. Sull'energia. Io credo che oggi bisogna essere molto laici sulla situazione dell'energia, nel senso che come la green economy, intesa come economia sostenibile, è un fattore irreversibile del nostro sistema produttivo, e il tema non è che noi sbagliamo ad andare verso un'industria sempre più ambientalmente sostenibile, è che sbagliamo a fare dei trattati commerciali con paesi a cui non imponiamo o non facciamo pagare il mancato rispetto delle stesse regole, perché se noi quando facciamo le trattative commerciali eravamo presi per il TTIP, il trattato transatlantico sugli investimenti e lo sviluppo, se l'Unione Europea non è in grado di farsi carico nelle trattative bilaterali di caricare opportuni gravami su quelle merci, di quelle economie che non rispettano le regole del lavoro che abbiamo noi, che significano costi e che non rispettano le regole ambientali che abbiamo noi, quei paesi ci fanno dumping, ci fanno concorrenza sleale. Il tema non è che noi sbagliamo a fare così, è che sbagliamo quando non riconosciamo lo stesso tema nei rapporti e negli scambi. La Marina prima diceva una cosa, che è il classico di questo sistema, l'acciaio. L'acciaio costa a produrlo in termini di CO2, perché costa energia, lavorare il materiale, fonderlo, ed ha un impatto ambientale elevato. Noi esportavamo liberalmente il materiale ferroso e l'acciaio dismesso verso paesi come l'India, senza nessuna restrizione, senza nessun blocco, loro non esportavano da noi la materia prima, ci rimandavano il metallo lavorato, avendo fatto dumping e aperto concorrenza alle nostre aziende, perché in Italia, a parte l'ILVA, l'acciaieria è quasi tutta acciaieria da forno elettrico, come tu ben sai, cioè acciaieria da riciclo, da riutilizzo, come avviene per l'alluminio. Allora il tema non è non essere ambientalmente sostenibili, è richiedere il rispetto, come sulle regole del lavoro, anche agli altri. Tema dell'energia, stavo dicendo, bisogna essere laici oggi, lo dico a uno che mi è maestro nell'energia, nel senso che noi abbiamo 120-130 gigawatt, 120.000-130.000 megawatt di roba installata e la potenza media che viene chiamata in servizio è attorno a 50-55, quindi meno della metà della roba che abbiamo noi viene realmente utilizzata.
E guardate che nei ricorsi e negli sbagli della storia noi ci stiamo trovando con un sistema flessibile e moderno, perché lì dentro ci sono le fonti rinnovabili, quindi il fotovoltaico, le altre fonti rinnovabili, ma ci sono anche i turbogas moderni, perché sono il risultato del Bersani e del Marzano, mi pare, di due. Noi abbiamo impianti moderni, efficienti e dal punto di vista ambientale fra i migliori. Ora, io credo, e l'ho detto Pianeta l'altro giorno, noi abbiamo una chance nel mercato europeo unico dell'energia, se lo sappiamo costruire il mercato europeo unico dell'energia. Che cos'è la sfida del mercato unico dell'energia, che può essere assimilata a quella della ceca negli anni, del carbone e dell'acciaio negli anni 50? Cioè la costruzione attraverso 28 paesi di un unico mercato dove l'energia fluisce e arriva nei diversi paesi, fa prezzo a seconda delle produzioni e delle necessità. Cosa osta questo? Ostano certamente le connessioni fisiche. La Spagna e il Portogallo sono un'isola, non sono connessi alla Francia. I paesi baltici hanno dei problemi. L'Italia ha delle connessioni, il 7% del valore della sua potenza in connessioni c'è. Però certamente servono delle connessioni per il gas e per l'energia elettrica, ma santo Dio, non bastano le connessioni, perché io posso avere la rete che mi porta energia da un confine all'altro, ma se l'altra rete nazionale, questo è il caso della Francia, non è idonea, per esempio, a accettare l'importazione dall'Italia, perché questa è la situazione, perché noi siamo sempre stati storicamente un paese importatore e non lo capiamo perché la nostra rete è fatta in modo che assorbe, ma altri paesi che non lo erano non sono in quella condizione. C'è la questione di come le reti dialogano fra di loro, i codici di rete, c'è la questione della reversibilità dei flussi. Guardate, in termini di gas, la Russia, noi importiamo dalla Russia 140 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Noi Europa e non noi Italia ne faremo un 20 qualcosa, insomma, no? Perché, diciamo 20, perché noi ne facciamo 60, 15. L'Europa ne fa 140, perché io guardo sempre il professore perché ho paura di incorrere in qualche errore. La Spagna e l'Italia, via tubo e per rigassificatore, hanno una capacità di gas, di acquisire gas, ovviamente da contratti, via tubo e via rigassificatore, di circa 200 miliardi. Se tu ci togli, perché la Spagna ha molti più rigassificatori di noi, noi abbiamo molto più rotte via tubo e molti più contratti. Se tu ci togli l'autoconsumo spagnolo e italiano, saranno un'ottantina di miliardi per tutte e due, ti rimane un valore potenzialmente che è quello che importi dall'est. Se tu hai un mercato unico, se il gas fluisce non solo da nord dove viene prodotto a sud, ma anche da sud a nord, hai la possibilità di contenere anche i prezzi e di aumentare la sicurezza. Per questo anche la TAP, la Trans-Adriatic Pipeline, che porta il gas dall'Azerbaigian, che ne porterà 20 miliardi di metri cubi, è così importante. Ma lo dico perché è vero che l'Italia ha un problema di costo, guardate, è vero. Quanto costa di più l'energia elettrica in Italia rispetto alla media, il gas va meglio, eccetera. Però il problema è che c'ha l'Europa un problema di costo drammatico rispetto agli Stati Uniti. E alla Cina. E alla Cina neanche lo misuriamo. Cioè il gas in Europa costa il doppio che negli Stati Uniti. L'elettricità costa il 30-35% in più. Cioè se noi non mettiamo in campo anche a livello europeo queste politiche, che ci permettono di mettere a massima efficienza tutto questo sistema, noi perderemo la sfida. E allora, chiudo, c'è il tema delle riforme. C'è il tema delle riforme, che è l'ultimo tema che ho lasciato, perché Davide Giusti lo ha toccato parlando della Germania. Il tema è che Schröder le riforme le ha fatte quando doveva farle in un periodo di sviluppo economico, lo diceva anche Valentino prima, ci ha perso le elezioni, però la Germania, la Merkel sta ancora vivendo di quello che ha fatto Schröder.
10 anni fa. Il tema è che noi dobbiamo farle adesso le riforme in un momento poco favorevole, ma dobbiamo farle perché non abbiamo alternative. Noi ci siamo arrivati finora, ci siamo tenuti a galla in questa crisi devastante con le nostre forze, perché noi non, come hanno fatto la Spagna, l'Irlanda, il Portogallo, la Grecia, noi non abbiamo avuto un euro. Noi abbiamo pagato i nostri conti, stiamo pagando i nostri conti, stiamo rispettando tutte le regole e non abbiamo, diciamo così, inciso sugli altri, anzi siamo noi che stiamo dando agli altri, perché siamo pagatori netti nella comunità europea, noi siamo i terzi pagatori netti nella comunità europea e perché sulla Grecia siamo esposti per 48 miliardi. Allora noi le riforme in casa dobbiamo farle, perché se non facciamo le riforme perdiamo quella finestra di opportunità che tu giustamente, Valentino, dicevi si sta creando a livello internazionale, perché il prezzo del greggio, l'euro che perde di valore rispetto al dollaro, il quantitative easing, cioè la liquidità che Draghi sta creando, ci creano una situazione nella quale noi abbiamo di fronte a noi una finestra in cui possiamo tornare a crescere. Adesso sarebbe lo 0,7, lo 0,6 secondo i calcoli, si stima che sia il 2% la nostra crescita possibile, quella dobbiamo contare. E guardate che non è più un problema solo di riforme, di fare le riforme, ma della qualità delle riforme. E guardate, se c'è una cosa che la Grecia dimostra in questi giorni è che non ci sono scorciatoie, perché se tu le riforme non le fai, il conto arriva. Perché è vero che l'Europa dà brutto spettacolo, ma io voglio capire perché un bulgaro deve pagare il salvataggio di un altro Stato che ha truccato per anni i conti perché i suoi cittadini vadano in pensione a 56 anni con una pensione più elevata di quella del cittadino bulgaro. Perché questo poi, alla fine della fiera, è il tema che ci sta sotto. Poi lo stiamo affrontando male, il bulgaro sarà anche un po' maleducato, però il tema alla fine diventa quello. Allora, la Grecia bisogna salvarla, se avevamo comprato il debito della Grecia l'altra volta era meglio, però si sta tutti insieme, onestamente, non esiste che qualcuno pensi di fare il furbo, non esiste la scorciatoia. Per questo lo dico, perché la nostra via delle riforme è segnata, la stiamo portando avanti e dobbiamo portarla avanti fino in fondo. Senza pretesa di esaustività abbiamo messo sul tavolo temi molto importanti e temi tutti all'altezza di una città metropolitana che è quella di Bologna. Ringrazio Marina Berlinghieri, Gianluca Benamati, Davide Tabarelli, ringrazio gli amici di Saragozza per l'ospitalità in questa sala e ci diamo un appuntamento a quella che sarà la festa dell'unità provinciale dove riprenderemo insieme questi e molti altri temi. Grazie e buonanotte a tutti.